Buonasera a tutti, grazie, sono molto contenta di essere qui. È stata una giornata molto interessante, cioè abbiamo visto ci sono stati forniti molti spunti appunto per riscoprire la rivoluzione, che è anche quello che io mi sono proposta di fare con la mia antologia, perché 4 anni che cambiarono il mondo, lo sconvolsero, e non i 10 giorni di John Reed. Perché non bastano 10 giorni, non sono solo i 10 giorni della rivoluzione ad aver smosso quell'enorme magma che era la Russia, una sorta di palude che rimaneva ferma da secoli, sembrava inamovibile, ma ci sono voluti molti molti anni per creare una società nuova. E io amo consigliare tutto questo con l'idea della rivoluzione che dà la voce ai muti, perché una cosa che dobbiamo tenere in considerazione è l'idea di un popolo russo che per secoli, come la sua terra, è stato proprio tenuto sotto il calcagno dell'autocrazia, impedito, non c'era la possibilità di esprimersi, men che mai di reclamare un diritto di qualsiasi tipo. Già a partire dal febbraio assistiamo a una sorta di esplosione, tutti vogliono parlare, tutti finalmente hanno la possibilità di farlo. Soldati, marinai, contadini, operai, tutti vogliono parlare. E a livello pratico questa cosa si consolida con anche una sorta di corsa alla cultura, corsa all'alfabetizzazione. Io ho selezionato queste serie di racconti che sono stati scritti da corrispondenti di guerra durante appunto il conflitto civile, dal praticamente fine in realtà del 1917, già pochi mesi dopo la rivoluzione la situazione era parecchio parecchio grave, fino al 21, quando appunto si chiudono gli ultimi fronti del conflitto. Chi erano questi corrispondenti? Quelli che ho scelto io hanno tutti un'esperienza già letteraria alle spalle. Molti altri invece imparavano a scrivere i falò dell'Armata Rossa e spedivano i propri reportage a giornali in tutta l'Unione Sovietica, ed erano l'unica fonte di informazioni, perché la Russia era collassata in questo grande bagno di sangue, non c'erano informazioni, il potere, il gioco dei fronti si spostava molto velocemente. E soprattutto vediamo che la rivoluzione diventa questa forza che cambia la vita a molti e li porta alla loro comunità di destino. Posso citare ad esempio una storia a cui sono particolarmente affezionata, è questo gruppo di cosacchi che si ribella ai propri comandanti che vorrebbero mandarli a combattere a favore dei bianchi, si allontanano, fuggono in una maniera rocambolesca, vanno a chiedere la benedizione ai propri padri. I padri dicono: voi vi siete ribellati ai capi che ci ha dato Dio, non importa, voi dite noi andiamo col popolo, siete maledetti. Che per la società contadina russa era una cosa gravissima venire maledetti ai propri padri, uno non avrebbe trovato pace nella morte. Non era neanche la questione di rinunciare alle tradizioni familiari, era la questione che uno si dannava l'anima. Questa è una storia, c'è la storia di un ufficiale di Marina Bianco convinto che i bolscevichi siano delle spie tedesche, che poi diventa il più convinto, dice: io quando scendo dalla nave c'è il popolo che mi bacia, mi suonano l'internazionale, io non posso, devo rinnegare tutto quello che sono stato finora. Abbiamo parlato del ruolo delle donne nella rivoluzione, l'unica autrice in realtà che c'è nell'antologia, Larissa Reisner, è appunto l'esempio migliore di questa idea della rivoluzione che non solo dà voce ma aiuta a trovare la propria comunità di destino, perché lei era una donna molto acculturata, faceva parte delle correnti del modernismo, ha avuto la fortuna di un padre che l'ha educata allo stesso modo in cui ha educato suo fratello, si l'ha fatta studiare, le ha sempre dato gli strumenti perché lei fosse appunto una persona consapevole. Avrebbe potuto scegliere l'altro fronte, perché cosa poteva venirle a lei dalla rivoluzione? Ha scelto di mettere a favore del popolo la sua cultura. Inizialmente ha lavorato con Lunacharsky per proteggere i beni culturali della Russia, che erano diventati beni del popolo, andavano protetti, non si poteva permettere che andassero perduti. Dopodiché è diventata, oltre che segretaria personale di Lev Trotsky, è diventata il comandante della flotta fluviale sovietica durante la guerra civile, che
Cioè, nei primi decenni del Novecento per una donna era una cosa assolutamente impensabile poter fare una carriera militare. E un altro esempio che posso citare, appunto, è c'è una storia di una piccolissima Guardia Rossa, Marussia Rabinina, che decide di arruolarsi dopo, perché praticamente ha avuto la sua educazione politica interrogando gli operai, facendo i rapporti per un drappello della Guardia Rossa. Quando scoppia la guerra civile, lei decide di arruolarsi. Io ho citato solo alcune delle storie che ho raccolto, però appunto rimettendoci con il tema, il filo conduttore di questo incontro, credo che una cosa importantissima per riscoprire la rivoluzione sia appunto anche riscoprire queste storie di uomini e donne comune. A un incontro a cui sono stata ieri, un compagno ha chiesto, un paio di giorni fa, mentre tornavo a casa, ho visto un ragazzo senegalese che tornava sotto la pioggia in bicicletta, penso tornasse dai turni notturni ai magazzini della Coop. Come si fa a parlare Lenin o di Trotsky a questo ragazzo? Perché sono persone molto lontane dalla sua sensibilità, secondo alcuni punti di vista, se li consideriamo solo persone storiche. La risposta che io ho dato lui a ieri e che, con cui vorrei concludere appunto questo nostro incontro, è che forse bisogna usare il sistema delle parabole, utilizzare storie di uomini, donne, ragazzi, ragazze comuni, per poi arrivare appunto a Lenin e a Trotsky e portare quindi un messaggio globale. Grazie.